Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo episodio di Book of Demons. Allora, andiamo a fare una very small, small, dai, very small. Vado con very small. Non so se quanto riusciremo ad andare avanti con questo ritmo, ma non vorrei continuare ancora troppo lungo questo gioco perché siamo già verso la fine ormai. What? Posso counterare questa roba? Ma no, scusa, non volevo uscire. Ho paura però della situazione adesso perché potrebbe complicarsi un po'. Rieccomi. Scusate, ma c'è stato una telefonata. Ho dovuto interrompere momentaneamente. Allora, sono curioso di vedere questa nuova dinamica del danno al mana. Più che altro se si può stoppare o meno, perché se brucia perennemente è un bel casino. Cerchiamo di non prendere danno, ma o forse se con, che ne so, l'equivalente del cosino che rigenera vita ci può rigenerare il mana, probabilmente, non lo so. Questi evocano tutti un sacco di roba. Ah no, non è che evocano, è che si teletrasportano in pratica. Ah, c'è qua una fiammellina. Credevo di averlo tirato giù, invece no. Ah, niente. Ah, ma si è spostato là. No, ma mi sa che scompare dopo un po'. Dove sono? Sono andati qua per caso? No. No, mi sembra tutto a posto qua. Oddio, cos'è? Ah, è un sarcofago di quelli strani. Mi sa. Vabbè, vorrei cercare di evitare di prendere tutti questi danni qua. Mi sa che non sono riuscito a. Ah, ok, ovviamente non ci sono le scale, ma c'è tipo un pozzo, una roba che scende giù in quel modo. Ci sono dei ragni che sembrano più degli scheletri che dei ragni, non so cosa siano. Che generano degli scheletri, tra l'altro. No, per ora sto andando molto safe perché ho paura che. Aia. Allora, mi sa che è finito il livello, eh? Dice che sono rimaste tre cose, ma barrel barrel slightly used coin. Ma la monetina dov'è che. Ah. Ok. Ma è stato abbastanza rapido. No, sì, sono tipo delle scale lo stesso.
Mi dà molto più sensazione di, non panico, però di imprevedibilità. Non mi fa sentire safe stare in una zona nuova con queste nuove modalità. Oddio. Te pareva. Non potevo bloccargli la spell. Ma adesso che danno che mi fa? Questi qua con le... No, non posso sbloccargli niente. Mi ha bloccato lo stun, se non altro. No, curatemi per piacere. E niente, sto prendendo un sacco di danno, ma non posso neanche passare. Crepaci per piacere, crepaci. Che su... No, scusa, non volevo uscire. Che diamine... Please, please, please. Niente, mi ha bloccato qua, non riesco a fare altro che prendere danno. Cioè, ho sprecato due pozioni per sto stupido affare qua. No, resta un attimo. Fermati, ok. Bisogna recuperare un po' di roba qua. No, già ne avevo perse altre prima. No, non mi piace quest'area, non mi piace. Non mi fa sentire per niente tranquillo. Cioè, sarà tutto migliore quando saremo a casa. Quando avremo sconfitto anche l'arcidemone che è stato liberato. Ma già quanti miss? Ok, un'altra... Oddio, proprio così in faccia. Un'altra pozione, buona. Togliti fuoco per piacere, ok. Qua mi spawna della roba. Ecco. Ci avrei giurato. Ah, oh, due pozioni. Ottimo. Che quelle mi servono, adesso me ne manca solo più una e siamo di nuovo a posto. Comunque, per fortuna riguadagnando i cuori con quelli che cadono buona parte delle volte. E niente, lo si è trasportato adesso. E si missa anche parecchio con questi. È morto o si è esploso? No, credo sia morto. Così che mi manca 122 gold. Dove sono? Ah, eccoli. Ok. Degli scrittori di carta là impalati. Ed è fatta? Qui ci abbiamo messo parecchio meno. Possiamo fare un'altra al volo allora. Il prossimo avatar, ciao, che lo sbloccheremo forse alla fine di tutto. Se vado sotto, quanto me lo fa quello corto? 10 minuti, vado allora. Quanto siamo? Game progress? 60, come 67%? Non ha senso. Non abbiamo da poco passato la metà. No, vabbè, 67% vuol dire comunque quasi a tutto.
tre quarti. No, si vuol dire due terzi alla fine. E tutta sta gente. No, scusate, non ve lo ricordo, non so neanche come l'ho aperto. Forse con C. Nel dubbio sparisci, ecco, bravo. Ho sentito dei maiali marci. Recupera i cuori, curati. Ma questo da dove è apparso? Scusate, prima non c'era. Ok, allora cerchiamo di fare un po'. Ma mi dà marcescenza anche con la magia che mi lancia? Non ho notato, ma mi auguro di no perché è un casino schivare i colpi qua. Quel fatto che si... cioè, è che è così bidimensionale. Cos'è che mi ha dato? È una carta nuova. Ah, rigenera sia i cuori che il mana. Buono. Ah, non ho più fatto caso al... bruciore del mana. Dov'è andato l'altro ragno adesso? Porca miseria. Cos'è che mi dice qua? C'è un boss? Oh mareo. Com'è adesso? Non è di solito nel secondo? Ah, beh, se non altro abbiamo un pochettino più spazio di manovra qua, da quel che ho visto. Mi sa che mi avvelena anche con quegli affari là. Ma la volete smettere con tutta questa schifezza? Con tutta questa marcescenza? Toglimela, toglimela. Ok. Oh, ora non so se andare in là o se andare in qua. Secondo me lo trovo in qua. E quindi sto sbagliando tutto. Invece no, forse è dall'altro lato. Level up. Facciamo più mana a questo giro? Vada. Ancora se ci fosse questo problema qua del mana e che mi toglie la roba equipaggiata, può essere un gran bel pasticcio. Allora, secondo me il tizio è dall'altro lato. Basta! Sì, mi avvelena anche con quell'affare, di sicuro. Perché non mi ha toccato nessun altro. Allora, adesso a meno che appaia davanti proprio le scale per scendere. No, il boss è di là. Ci è andato bene allora di scendere di qua, perché così almeno abbiamo un pochettino più di spazio e non dovremmo restare bloccati in un'area. Eccolo. E non mi piace per niente questo tizio. Scusa, è difeso da quello che è invincibile? Ehi. Lasciatemi in pace. Cos'è questo affare? Ah, ma è il boss. E quell'altro su cos'è? No, niente. Aia. Ok, no, questo non era troppo difficile, aveva tanta vita, ma niente di assurdo. Ok. Mi ha buttato un po' di roba là dentro e mi ha dato un po' di pozze di quelle nuove. Mi ha preso tutto? Ok, perfetto, possiamo anche uscire? Sì. Vada, allora. Siamo a 14 minuti e dovremmo fare solo il secondo pezzetto, spero che... Oh. Non mi piace che sia così lineare, perché mi troverò di sicuro un boss che come prima mi... Ah, quando si stanno teletrasportando sono immuni?
Ah, queste sono delle tizie? Ok. Oh, mi ha dato un più uno così di diretto. Fortuna che abbiamo scoperto come bloccare le spell, perché altrimenti qua sarebbe stato davvero infattibile. Cos'è tutto questo pasticcio? Oh, tizi di tutti i tipi ci sono. C'era il fuoco, il veleno, il mangiamorte qua, che cos'è? Oh, tirate giù i maghi per piacere. Cioè, tirate, io devo tirare giù. Che cosa parlo al plurale? Ah, qua c'è uno di quelli che ha anche del veleno. Allora, c'è uno zombettino che... ho dribblato, non so come. Tipo, super a caso, perché... E quello evoca robe. Ma sono delle ceste vuote. Un altro? Il bimbo marcio, cos'è che dice? The spoiled child. Non so cosa sono, ma io nel dubbio ho tirato giù tutto. Ah, ecco, erano degli zombie. Mannaggia che danno che mi ha fatto. Ehi, lasciami un attimo in pace. Ehi, wait, cammino. Ok, ho le pozioni anche al massimo. Buonissimo. Cosa c'è qua? Mostri di tutti i tipi, ovvio. Sì, però perché mi fai vedere tutto viola che non capisco un caso? Porca miseria. No, questo non lo volevo, scusatemi, ma... Aia, dov'è andata quella? Oh, un botto di roba. Niente, no, allora là sotto sono andato, mi dice, quindi devo vedere qua che roba c'è. Niente, ho fatto tutto, no? Mi manca un barile che è qua. Vero? Sì, ottimo. 2 piani fatti in 18 minuti? Ma bravissimi! Junior Wanderer. E sopra? Sì, mi sa che ci vorrà un bel po'. Detto questo, io vi saluto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto e scrivere un commento qua sotto. Ciao a tutti, buona giornata, ci vediamo al prossimo episodio di Book of Demons.